È tutto, di nuovo la parola a te, direttore. E io la passo a Caterpillar, buongiorno. Buongiorno direttore. E beh, che giornata, ci lasci dire viva Benigni, che bello ieri sera, che meraviglia quello spettacolo di 2 ore sulla Costituzione. Come si fa a tenere? Oggi non lo so, verranno fuori i dati, fra poco avrà fatto, non so, l'80% di share. 2 ore sulla Costituzione, da lacrime agli occhi, la più bella di tutte, la più bella del mondo, la più bella che si potesse pensare 60 anni fa, quando l'Italia era lì uscita dalla guerra e questi geniacci si sono messi tutti intorno a un tavolo. Eh sì, e si è data l'Italia una prospettiva molto lunga, perché come diceva ieri Benigni, no? Adesso si guarda così a pochi centimetri dal naso, invece una Costituzione quasi rivoluzionaria, nel senso di Imagine di John Lennon, appunto, come diceva Benigni. C'è una Costituzione che guardava molto avanti sul piano dei diritti umani, tanto che fu di ispirazione per quella poi dell'ONU firmata un anno Io mi ero dopo. perso proprio i primi minuti, non avevo capito che avrebbe trattato soltanto i primi 12. Quando ho visto il primo e il secondo, quanto tempo prendevano, ho detto: ma come fa a farla tutta? Finisce alle 6 di domani mattina. No, i principi fondamentali. Certo. Finisce alle 6 di domani mattina. Invece no, bellissima, era bella la scenografia, bello tutto. Cioè, non c'era insomma, niente. sì, però nella sua questo semplicità legno era assolutamente bellissimo, essenziale. Sì, sono d'accordo, sì. Così. Cioè, Così come era essenziale anche il dettato dei principi fondamentali della Costituzione, sì. cioè non si perdeva in fronzoli, anche la nitidezza del dettato è apparsa evidente dalla trattazione di Io trovo che lui diventa sempre più raffinato, perché questa sempre più sua bravo. apparente leggerezza, sto parlando ora della parte, non della parte nota e stranota sull'attualità politica, oppure sul conte Ugolino, che era lo zio di una ragazza, perché il Medioevo era peggio dei tempi nostri, e arrivavano questi barbari dal nord che facevano proprio, insomma, unendosi al dio Po, poi facevano il trota. Ma riferisco alla Costituzione, quello che mi ha colpito è che poi, dentro questa sua assolutamente sincera esaltazione, c'era un filo di ironia continuo, come si chiedesse se questi uomini con tante strane caratteristiche, E come queste questi uomini donne? e queste donne abbiano potuto produrre una cosa così bella nonostante le loro culture limitate, diciamo, di Sì, parte, no? Cioè, certo. li chiamava uno dopo l'altro in campo, Per Alcide, nome. Per nome, il giovanotto pugliese Aldo Moro, no? Sì. Eh sì, Sì, infatti incredibile. la cosa ha fatto, ha ragione direttore, anch'io sono stata colpita da questo. Cioè, lui ha fatto due cose meravigliose. Ha restituito davvero, cioè ha preso parola per parola, rente quella che si dice l'esegesi, che cos'è? Ha restituito le parole dei 12 articoli fondamentali della Costituzione agli italiani, dicendo: questa è in questo senso molto biblico, cioè è carne, È no? Questa oro, sì. è viva la Costituzione, è la nostra mamma, dobbiamo guardare lì. E poi ha restituito anche gli uomini e le donne che l'hanno scritta quella Costituzione, senza buonismi, perché lui ha ricordato che erano persone che venivano dalla guerra, quindi da un'esperienza durissima, dalla prigionia, molti di loro, comunque molto diversi, che avevano idee Certo. politiche molto diverse, che si sono scontrati. È durata 18 mesi la stesura, cioè non Qua, è su stata questa una cosa. parola, Ma anche quanto. sull'articolo 1, le mazzate che volarono su quel fondata sul lavoro che fu frutto di una mediazione lunghissima. Infinita. Ovviamente quello sui patti lateranensi, quindi lo stato laico, la divisione tra lo Stato e la religione, però insomma lui li chiamava per nome. Sì. E in questo senso la punta più alta, secondo me, quando ha detto: ma l'articolo 3, quelli si sono fatti delle canne mentre scrivevano l'articolo 3, hanno pensato a dire che siamo tutti uguali, senza guardare in faccia al sesso, alla religione, all'orientamento politico. Dice: ma questo era Imagine di John Lennon 30 anni Ma prima. Lì è stato sì, grandissimo. Ormai è inventato proprio un genere. Io, dopo Dante, la Divina e la Costituzione, su cosa potrà cimentarsi con questo genere qua? Beh, qui siamo Teoricamente lui è talmente bravo che potrebbe farlo su qualsiasi cosa. Gli dai un testo di una canzone su qualsiasi di testo. Antonacci e la fa diventare un. No, su grandi Con tutto il testi. rispetto No, per Biagio, però insomma lui ha scelto il top del Ma top. adesso cosa potrebbe fare? Non lo so, adesso ci penserà, ci avrà tempo per ragionarci, però Sulle domande del concorsone. anche Domande del quello concorsone. eventualmente. Però bello proprio anche, come diceva lei, la semplicità dello studio, cioè la dimostrazione che quando
quando c'è del contenuto, della ciccia, puoi non avere le luci. Venite, potremmo proporre nei licei. Erano bellissime anche le luci. Io no, mi offro, nei licei. Sì. Un po' di cose le so, diciamo poche. Invece di fare i quiz, potremmo prendere queste frasi che sembrano scappate a un guitto e spiegargliele. Per esempio, la faccia furbesca di Benigni quando dice virgola. La Repubblica Italiana, virgola, una virgola, indivisibile, una virgola, virgola, tra virgole, come se fosse come scontato. A dire, allora, è scontato, bisogna, però tu mettila là. Bisogna ricordare che c'era il problema del vento del nord, quindi sostanzialmente di una possibile vittoria partigiana, frontista, che avrebbe diviso l'Italia, e c'era chi giocava col separatismo, perché il bandito Giuliano era libero e diciamo poi sparò nel 47, proprio mentre loro scrivevano la Costituzione, a Portella della Ginestra, e c'era lo spauracchio del separatismo. Quindi questo mettere fra virgole lo sguardo furbetto di Benigni, che dice la danno per scontata, perché sanno che scontata non è, ma aprono al decentramento, all'autonomismo. Insomma, è un pezzo di cultura italiana. Ma c'è una lezione di storia dentro. Lei diceva giustamente portiamolo nelle scuole anziché superiori. Io le dico portiamolo anche nelle università. Io mi sono laureato in scienze politiche. Ecco, se tu fai scienze politiche oggi dovresti obbligatoriamente vedere, prima di iniziare il tuo corso di studi, queste due ore di Benigni. Ma tenetelo prima sul comodino, vicino alla Bibbia se volete, oppure se la Costituzione italiana ogni tanto rileggetela, perché sempre, veramente la più bella del mondo. E guardatevi Benigni, questa cosa di Benigni. Dopodiché, direttore, abbiamo ricevuto molte critiche, anche legittime, ieri, per la scelta. Cos'è, impari l'alfabeto? Cosa fai? Per la scelta di divulgare le domande del concorsone che erano in nostro possesso. Sì, ci hanno criticato, però poi di fatto nel 30%, 35% di quelli che hanno passato la prova, molti erano nostri ascoltatori. Allora abbiamo capito tutto sommato che... Insomma, no, e allora siamo costretti anche oggi a dare in anteprima le domande del concorsone di oggi, perché altrimenti si crea uno squilibrio competitivo tra quelli di ieri. Attenzione, perché potrebbero esserci anche domande di musica. Attenzione. Lei, il direttore, se lei ci autorizza, noi anche oggi allora diamo in esclusiva per Rai News le domande di oggi del concorsone. Ci autorizza, ha fatto di sì con la testa. Allora, scienze. Non esistono fotografie, questa è antropologia. Sì. Non esistono fotografie dello Yeti, perché uno si mimetizza con la roccia. Sì. B, viene sempre mosso. C, i diritti d'immagine dello Yeti sono detenuti dal Dalai Lama. No! Allora, è una di queste tre. Sicuramente la terza, ragazzi. È il Dalai Lama. O C. Sì. Musica. Nella famosa... Guardi, vada più piano, perché a casa sono lì con il caffè, certo. La brioche, quello che... Scrivete, vai a prendere che sta andando le domande del concorsone. Attenzione, allora, musica. Tieni nella famosa cavatina... Sì, vincemmo e il pregio io sento dal pirata di Donizetti. Si celebra A, la vittoria è il pirata. No, la vittoria di Marco Pantani al Tour de France. Ma no. B, la vittoria del duca di Caldora in una battaglia navale. C, quella cavatina non è affatto famosa. Certo. Quindi è una delle tre. È una di queste. Non so se ieri ne abbiamo date tre, direttore. Quindi col suo permesso dovremmo dare un'altra. Tocca la terza, sì. Va bene, allora, storia. Questa è storia. Allora, nel 1786 il Granduca di Toscana abolì, Leopoldo, la pena di morte. Prima nazione moderna ad abolirla. Certo. La Cina, il Giappone lo fecero, ma poi la reintrodussero. E ancora adesso. Pure oggi. Però, definitivamente, lo Stato, il Granducato di Toscana. Allora, abolì la pena di morte per sbaglio, B, per l'influenza del saggio, celebre saggio di Cesare Beccaria, C, per un'influenza del boia. Ma no, e certo, il boia era disponibile, è la più semplice, no? Certo, allora. Uno dei momenti più belli di ieri, scusi Ardemagni, perché infatti quando Benigni ha detto in questo Stato non c'è, lo Stato non paga nessun uomo per uccidere un altro uomo, e poi ci sono altri paesi che ci vengono a dire che sono più civili di noi. Una velata polemica. Ebbene sì. Ebbene, insomma, tutto questo e molto altro, direttore, nei podcast di Caterpillar AM, li scaricate tutti i giorni gratuitamente, www.caterpillaram.rai.it, oppure andate su Facebook e trovate. Attenzione. Scusi, pronto? Per me? Sì.
Okay. È qua. Perfetto. Allora passi, allora. Cordialmente. Sentitamente. Grazie. Omaggi. Cinzia Poli. Ecco. Eccomi qua. Neanche ieri Ruby si è presentata al processo. Non è stata accolta la sua richiesta di essere interrogata da Barbara D'Urso. Assolutamente sì, è bellissima questa, brava Cinzia. E perché, scusa, non ho capito, Berlusconi può essere interrogato da Barbara D'Urso e la povera Karima il Magrub no? E mi sembra bisogna introdurre la par condicio, non c'è dubbio alcuno. Allora grazie, andiamo alla Repubblica. A presto. Bersani e Monti, l'intesa non c'è. Napolitano.